Benvenuti sul canale Non aprite questo blog. Io sono il Gonz e oggi sono qua a fare la recensione di Auguri per la tua morte, film di Christopher Landon del 2017 che vedrà un sequel in uscita nel 2019 che si chiama Ancora auguri per la tua morte. Allora, il film è un dichiarato reboot di Ricomincio da capo, il film con Bill Murray dove tutti i giorni lo sventurato protagonista è costretto a rivivere lo stesso giorno. La stessa cosa accade in questo film, solo che la giornata finisce sempre con l'omicidio della protagonista. Mi hai spaventata. Ehi, sei sveglia. Perpetuato da un serial killer con una maschera da bambinone, con le guanciotte, che tutte le volte la ucciderà e lei si risveglierà di nuovo il giorno del suo compleanno e rivivrà sempre la stessa giornata. Col passare del tempo lei riuscirà a scoprire delle cose e a indagare su chi possa essere la persona che cerca di ucciderla. È palesemente una horror comedy, anche se di horror ha poco, perché è una commedia, è scritta bene, è veloce, ha un buon ritmo, non fa spaccare dal ridere, però fa abbastanza sorridere, è pimpante, è veloce. Ed è interessante questa cosa dell'epilogo quotidiano con la morte, con la violenza, no? Per cui inizia molto simpatico, perché tutte le volte la giornata finisce con questo omicidio, tutte le volte in modi diversi, quindi anche questa cosa è una cosa creativa molto divertente. Il film ha anche delle atmosfere un po' alla Wes Craven, cioè ricordano abbastanza Scream, quel tipo di film slasher con i teenager, molto fresco. L'attrice è molto simpatica, non ha una vastità di espressioni o una grande capacità espressiva. Ma un messaggio. Però funziona bene, è simpatica, funziona bene. Questo film poteva diventare un cult horror, magari non un cult come si può intendere Shining, però un cult come può esserlo un Final Destination, nel senso che sono state rimosse volutamente tutte le scene di violenza, quindi non vedrete mai delle scene minimamente gore. Questo è un film che se avesse potuto sfogare tutta una certa creatività nelle uccisioni con un bel po' di splatter sarebbe stato veramente divertente. Vedere la protagonista, anche per il personaggio che è così simpatico e tutto, squartata, decapitata, spappolata, maciullata, sarebbe stato stradivertente e avrebbe dato quel tocco di horror in più che serviva, perché qua di horror c'è veramente poco, è veramente più un thriller, ma neanche un thriller, cioè è divertente. Però a me veramente ha dato fastidio trovarmi nella situazione di vedere le scene di omicidio e non vedere niente, ci sono rimasto male. Perché comunque non è un film che si basa sulla tensione, questo. Non è un film dove l'emozione che ti deve generare la tensione, la paura. È uno slasher che doveva essere splatter. Questa viene ammazzata 10 volte, dovevano esserci 10 uccisioni ben descritte, divertenti, fatte in un certo modo. Questo doveva essere. Auguri per la tua morte. È comunque un film che raggiunge la sufficienza, che si lascia guardare, molto divertente, che però non fa tutto quello che deve per diventare un film cult. Per il resto è girato bene, è divertente, è veloce, è un film per teenager comunque. Io comunque ce l'ho nella mia collezione, secondo me è un buon film. Aspettiamo. Ah, ecco, un'altra pecca. Qua iniziamo uno spoiler, se volete interrompete il video. Se non l'avete visto, qua inizia lo spoiler, stoppate. Un'altra cosa che non ho apprezzato, mi è piaciuto il colpo di scena, insomma, scoprire chi è l'assassino e le motivazioni mi ha fatto molto ridere, perché sono futili, perché sono delle cazzate, quindi ci sta, è divertente la scena. Quello che non mi è piaciuto è il fatto che comunque non viene spiegato assolutamente il meccanismo del loop, per quale motivo c'è, cosa lo ha scatenato. Non c'è una ragione. Insomma, speravo in qualcosa di... Invece sembra quasi che... come se noi, capito, nella vita quotidiana ci capitasse spesso di avere un loop che se non compiamo un'accertazione, finché non la compiamo, continuiamo a dire no, non è così. Quindi spiegateci perché c'è sto loop. Adesso esce il secondo film, Ancora auguri per la tua morte, speriamo che in questo film ce lo spieghino, il loop, magari non totalmente, però cioè date qualche elemento in più. Il regista ha già detto che vuole scrivere il terzo, quindi vedremo se quanto andrà avanti questo franchise, perché ormai è un franchise. Comunque il film è senza infamia e senza lode, guardatelo. Allora ragazzi, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di Auguri per la tua morte.
mettete like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.